Allora, eravamo arrivati al punto del syllabus 14, passiamo a 15. No, l'abbiamo fatto il 15, che è quello relativo all'ombreggiatura, 16. Nella diapositiva 4 ridimensiona l'immagine della mela grigia a 11 cm di altezza e 8. Vabbè, questo ci mettiamo due valori qualsiasi, basta saper ridimensionare l'immagine nella diapositiva 4. Torniamo a PowerPoint. La diapositiva 4, PowerPoint è quest'altro di qua. Diapositiva 4 è questa, l'immagine, facciamo conto che sia questa. Per ridimensionare l'immagine, come si fa? Ci sono due modi. Uno è quello di usare il tasto destro e scegliere dimensione e posizione. Si apre questo frame a destra, dove possiamo scegliere l'altezza e la larghezza. Se vogliamo che altezza e larghezza siano diverse, bisogna, ecco, per esempio, io lo faccio molto alta. Così deve essere disattivato blocco proporzioni. Se no, blocco proporzioni è utile quando io voglio mantenere le proporzioni, anche quando per esempio la modifico dall'angolino. Ecco, dall'angolino è possibile modificare, ecco, le proporzioni. Se io scelgo invece, per esempio, blocco proporzioni, ecco, se utilizzo l'angolo, ecco, dall'angoletto posso fare la sommazione più piccola e più grande, ma mantenendo le proporzioni. Questo perché c'è blocco proporzioni. E così pure se aumento la larghezza, automaticamente modifico l'altezza. E se modifico l'altezza, automaticamente modifico la larghezza. Questo perché c'è blocco proporzioni. Ed è molto importante questo, potrebbero chiederlo. Bene, si può fare quindi col tasto destro, o altrimenti dovremmo trovare la possibilità di modificare dalla scheda formato, ecco, le dimensioni, semplicemente facendo clic su queste caselle. Ecco, così aumento la dimensione. E così la diminuisco. Se dice perché modifico anche l'altezza, devo andare su dimensioni questo, togliere blocco proporzioni e poi posso modificare magari la larghezza senza modificare l'altezza. Ecco questo. Bene, per ruotare si può ruotare con questa icona, però abbiamo visto che possiamo farlo con ruota questo e mettere direttamente su altre opzioni di quanto vogliamo ruotare. Ruotare lo troviamo qui, se volessi ruotare di 90 gradi scrivo 90. Chiaramente il picciolo della mela si ritrova a destra. Bene, andiamo avanti sul syllabus, sul sample test. Col sample test al punto 17. Il 17 ci chiede, nella diapositiva 6, di inserire il seguente elenco puntato. Vabbè, non ci mettiamo a scrivere queste cose, vediamo solo come si inserisce l'elenco puntato, che è relativamente semplice. Per inserire l'elenco puntato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su PowerPoint, scegliere la diapositiva dove vogliamo mettere l'elenco puntato, lo facciamo da questo, per esempio qui. Posso cambiare anche layout, sopra qui già c'è l'elenco puntato, è questo, basta scrivere e premere invio. Laddove fosse una diapositiva, per esempio, inseriamo la prima, una diapositiva con layout, per esempio, vuota, dove non c'è niente, qui le auto vuote qui. Ecco, se volessi inserire cancelliamo questo, un elenco puntato, ecco, non lo posso fare perché qui è tutto disattivato. Per inserire un elenco puntato devo avere per forza una casella di testo, quindi potrei fare inserisci, casella di testo, inserisco una casella di testo e questo potrebbero chiederlo all'esame. E poi, una volta che ho una casella di testo, posso inserire l'elenco puntato, che è questo, con i punti elenco che eventualmente mi chiedono. Quindi scrivo, invio, scrivo, invio, scrivo, invio. Oppure posso inserire un elenco, ecco, numerato, semplicemente andando su questo elenco numerato, che può essere, ecco, tipo 1, 2, 3, ABC, con le parentesi, se hanno numeri romani, ABC. Ecco, ogni volta che scrivo diventa così. Chiaramente da posizione corrente in poi. Se devo modificare tutto l'elenco in elenco numerato, bisogna che io lo scelga tutto, seleziono tutto e poi faccio elenco numerato e così diventa 1, 2, 3, 4, 5 oppure A, B, C, D, eccetera. Ecco. Bene. Per modificare il singolo punto elenco basta andare all'interno e scrivere. Ecco. Questo all'interno di una casella di testo, se no io posso usare una diapositiva con layout, si chiama titolo e contenuto, anzi no, forse ci abbiamo, vediamo, titolo e contenuto, ecco, due contenuti, vabbè sì, titolo e contenuto oppure potrebbero anche essere due contenuti, confronto, eccetera. Facciamo titolo e contenuto, con titolo e contenuto abbiamo praticamente la possibilità,
di scegliere di inserire nella tabella un grafico, una smart art, ecco, oppure immagini, oppure un elenco puntato, semplicemente scrivendo, ecco, e premendo invio. Ecco, tutto qui. Bene, a questo punto andiamo avanti con il syllabus, con il sample test. Il punto 18, nella diapositiva 6, portare l'oggetto torta davanti agli oggetti marmellata e salsa. Ecco, andiamo a trovare questa diapositiva, che dovrebbe essere questa, la diapositiva 6. Ecco, torta, marmellata e salsa. Quindi, come facciamo torta a portarla in primo piano sostanzialmente? Si fa clic su torta, poi su, brava, disponi, e poi porta in primo piano, così va in cima a tutto. Ecco, si può portare in secondo piano facendo porta in secondo piano e va in fondo a tutti, porta in secondo piano. Se io invece lo volessi portare in posizione indietro o avanti, scelgo semplicemente disponi, porta indietro, porta avanti. Porta indietro significa occupa una posizione intermedia, sta nel mezzo. La stessa cosa si può fare col tasto destro, porta in primo piano, che può diventare porta avanti, oppure porta in secondo piano, che può diventare anche porta indietro. Bene, andiamo avanti, questo è relativamente semplice. Ecco, già che ci siamo qui, possiamo dire che questi tre elementi si possono raggruppare. Come si fa a raggrupparli? Si selezionano tutti e tre, e poi si preme il tasto destro e si seleziona raggruppa. Con raggruppa diventano un solo oggetto, quindi questo è un solo oggetto, lo posso gestire come se fosse un solo oggetto, li sposto tutti e tre insieme. Ciò volendo posso andare all'interno e comunque modificarli, cioè se io voglio rendere questo più piccolino, lo rendo più piccolino e lo posso pure spostare da solo. Ecco, quindi è possibile fare anche questo. Però posso anche considerarlo un elemento solo spostando questo elemento esterno. Bene, andiamo avanti. Elemento che si chiama segna posto. Nella diapositiva 7 modificare il colore dei caratteri del testo dell'elenco puntato con un colore a tinta unita a scelta. Vabbè, facciamolo velocemente, ma penso che si fa questo, basta per modificare il colore, basta portare il puntatore sull'elenco, ecco, si seleziona magari tutto l'elenco puntato, dalla scheda home si cambia il colore, per esempio in giallo. Ecco. Andiamo al punto 20. Nella diapositiva 7 capovolgere verticalmente l'immagine. Abbiamo visto prima, capovolgiamo nella diapositiva 7 l'immagine verticalmente, quindi significa che la freccia, piuttosto che puntare qui, essere in basso, sarà in alto. Quindi selezioniamo la freccia, capovolgi, lo troviamo sul formato, ruota, capovolgi verticalmente. Ecco che la freccia sta in alto. Se vogliamo la freccia a destra anziché a sinistra, scegliamo capovolgi orizzontalmente. Ok. E questo è fatto, relativamente banale. Punto 21. Immediatamente dopo la diapositiva 7, inserire una nuova diapositiva con layout, titolo e contenuto. L'abbiamo visto poc'anzi, comunque lo facciamo subito. E aggiungere titolo, beh, titolo, inseriamo uno qualsiasi. Quindi dopo la 7, per inserire una diapositiva dopo lo fa lui di default. Quindi se io faccio clic, ricordiamoci che questa è la 6, questa è la settima. Quindi per inserire dopo la settima significa che andrà a posto di questa diapositiva dove praticamente c'è scritto cucina, ecco, di default quando io scelgo inserisci nuova diapositiva, PowerPoint inserisce la diapositiva dopo, contrariamente a Word Excel che tutto quello che si inserisce viene inserito prima. Dobbiamo scegliere il diapositiva però con layout, titolo e contenuto, e questa qui. Faccio un clic, ecco, quello inserito esattamente dopo. Perfetto, poi per il titolo faccio clic lì sul segnaposto in alto e scrivo il titolo. Per inserire magari l'elenco puntato, un clic e inserisco l'elenco puntato. Per tornare a quello di prima, modificare l'intero, per esempio, punto elenco, seleziono le singole voci oppure seleziono tutto il segnaposto e poi vado sulla scheda home e scelgo colore giallo e lo modifica a tutti. Se invece volessi modificarlo secondo a secondo e a terzo, col tasto CTRL seleziono il secondo e terzo e per esempio lo faccio rosso. Andiamo al punto successivo, che è il punto 22. Nella diapositiva appena inserita, creare un grafico di tipo torta con i dati riportati. Vabbè, i dati li mettiamo a caso.
Come si fa a inserire nella tipo successiva un grafico a torta? Si fa clic sul grafico, oppure potete fare anche inserisci e poi trovare il grafico qui. Ma è la stessa cosa. Inserisci il grafico, scelgo il grafico a torta tra questi qui elencati. Il grafico a torta è questo. Posso scegliere diversi tipi di torta, per esempio 3D oppure la torta esplosa. Ecco, scegliamo per esempio questa torta 3D. Faccio clic su OK. Per modificare i dati, chiaramente basta inserirli qui. Quindi basta inserire le voci corrette per quanto riguarda questa prima colonna e la seconda colonna, e automaticamente mi ritrovo le voci qui riportate. Se per esempio questo valore che è più grande, 8,2, fosse invece, che so io, 0,2, scrivo 0,2, mi ritrovo quell'area molto piccina, chiaramente. Uno spicchio molto piccolo. I singoli spicchi si possono selezionare. E si possono anche esportare, cioè sì, com'è che si dice? Adesso mi viene in mente termine, non è esplora, è vabbè, comunque estrarre dal resto o tutti insieme così, oppure uno solo. Faccio clic su questo piccolo e lo estraggo fuori. Non mi ricordo questa cosa com'è che si chiama, vediamo un po' se lo troviamo su formato. Coordinata, ecco, riempimento, serie, ci dà tutto questo, su più, ecco, facendo clic su più ci dà la possibilità di mostrare o nascondere il titolo del grafico, di aggiungere etichette e dati, per esempio le percentuali, in questo caso sono i colori soltanto, ma io potrei aggiungere, cambiare intanto la posizione, per esempio, etichetta interna, etichetta esterna, oppure adatta, oppure callout, ecco, oppure altre opzioni, e posso scegliere per esempio percentuali. Ecco qui, percentuali, mi fa vedere percentuali. Se mi servono più grossi, vado sulla scheda home, quindi più grandi caratteri, e scelgo un carattere più grande. Bene, chiudiamo questo. Forse si dice estrae, non mi ricordo come si diceva questa cosa qui, si può estrarre. Ecco, comunque mettere in evidenza, ecco, mettere in primo piano, eccetera. Bene, andiamo al punto successivo. Abbiamo visto come inserire un grafico. Torniamo sul sample test, che è questo. E quindi domanda 25. Tutte sono 32. Ecco, le ultime 7 le facciamo la prossima settimana. Nella diapositiva 10, intitolata La mela nell'alimentazione, modifica a 6 punti la spaziatura dopo ogni paragrafo. Vabbè, questa è abbastanza facile. Diapositiva 6, questa. Dobbiamo modificare la spaziatura. Questo lo possiamo chiudere. La spaziatura si modifica andando dalla scheda home su paragrafo, aprendo questo elenco, e si sceglie praticamente la spaziatura prima oppure dopo. Ecco, quindi se io modifico la spaziatura prima e dopo, chiaramente viene modificata. In questo caso la spaziatura dopo, perché prima non esiste. Se vado su questo paragrafo e modifico la spaziatura prima, chiaramente il paragrafo precedente risulterà spaziato da questo corrente. Bene, ci rimane tempo per l'ultima, la 26. Spostare la quinta diapositiva intitolata infine per farla diventare l'ultima. Ecco, per spostare una diapositiva, la quinta, ma una qualsiasi, per farla diventare l'ultima, basta tenere premuto e trascinare verso il basso fino a che diventa l'ultima. Se voglio farla diventare prima, tengo premuto e trascino verso l'alto. Una cosa importante, se dovessi spostare o copiare una diapositiva, per esempio taglia, da qui la voglio tagliare, mi dicono tra la terza e la quarta, conviene fare clic qui nel mezzo, tra 3 e 4, faccio clic e poi incollo. Ecco, questo per evitare che magari mi scordo che vengono incollate dopo, per esempio la seconda la copio, se la voglio dopo la quarta, devo fare clic su quarta e incolla. Però può darsi che mi scordo di questa cosa, allora meglio metterla nel mezzo. Perché se io magari penso di incollare la seconda diapositiva, per esempio, tra la sesta e la settima, e mi porto qui sulla settima pensando che la inserisce prima, non la inserisce prima, la inserisce dopo, eccola qui, e sbaglio. Se invece la voglio inserire tra la sesta e settima, per non sbagliare faccio clic qui e quindi incolla. Vediamo se facciamo a tempo l'ultimo punto, la 27, applicare l'effetto di transizione a scelta, si fa presto a fare questo, per le transizioni si va su transizioni e si sceglie una transizione qualsiasi tra quelle qui che vediamo. Se
Si possono applicare a tutte oppure soltanto alla diapositiva corrente. Per applicarla a tutte si sceglie semplicemente applica a tutte. Se invece volessi inserire gli effetti di animazione, per esempio a questo rettangolo, vado su animazione e poi scelgo un'animazione qualsiasi tra quelle qui proposte.